Ciao ragazzi, non fate caso ai miei capelli che oggi non hanno un verso, non so come mai. Comunque, oggi video che non ho mai fatto e che però mi ispira curiosità. Tutte le volte che vedo questa tipologia vado a vedere ed è il What's in my bag. Allora, devo dire che nella mia borsa non ho chissà quante cose, sì, sono tante, però ho visto gente che fa peggio di me. Volevo innanzitutto dirvi che ho deciso nello scorso video della rubrica musicale Press Play di far registrare il video ad Ale perché anche lui ha una bellissima cultura musicale. Adesso che sto registrando il video, Ale non ha ancora registrato. Voi l'avrete già visto sicuramente perché lo caricherò prima, però insomma, spero che sia venuta una bella cosa e che sia stata apprezzata. Quindi fatemi sapere se volete anche altre puntate della rubrica con Ale o magari anche insieme, che ne so. Fatemi sapere ovviamente tutto perché ci tengo tantissimo alla vostra opinione, al vostro parere. Parto subito mostrandovi la mia borsa. Allora, io non ho borse di grandi marche. Infatti, la borsa che sto utilizzando in questo periodo, tutti i giorni più o meno, è questa borsa qui che ho preso al mercato, semplicemente. È una borsa semplicissima a mano, quindi si porta a braccio, e però ha anche una comodissima tracolla, questa qua. Sempre di questo color cammello che io sfrutto puntualmente di giorno perché mi torna sicuramente meglio. Adesso la borsa è piena, non riesco neanche a chiuderla, ve la faccio vedere dopo nei dettagli. Comunque ha una semplicissima cerniera e all'interno ha uno spazio che divide altri due spazietti, insomma. Allora, parto subito col mostrarvi che cosa c'è. Prima di tutto pesco la mia agenda, questa qui. È un'agenda semplicissima. Io ho questa agenda qui, poi ne ho altre due a casa perché ho il planner settimanale, quello di Tiger, e poi ho anche un'altra agenda che però sfrutterò come planner il prossimo anno perché appunto dura da luglio 2016 fino a dicembre 2017. Adesso non me ne faccio niente di una terza agenda e quindi la sfrutterò poi. L'agenda ha anche la sua penna e questa mi torna utilissima perché io senza agenda in cui scrivere semplicemente gli impegni non ce la farei, avrei tutto sballato. Io invece mi devo bene organizzare. Non è decorata, non faccio decorazioni e cavoli perché comunque sia non sono brava e poi non trovo neanche questa curiosità di realtà. Questa qui me l'ha regalata mia mamma per Natale, è fantastica, c'è Marilyn Monroe e l'ha trovata la Mondadori se non ricordo male. Io queste agendine qui fatte così le sfrutto tantissimo, hanno gli anelli, l'elastico, durano un anno e questa è di Cartilia. È il marchio appunto e mi ci trovo benissimo, me la porto sempre dietro anche per gli impegni universitari, infatti ho anche il libretto al suo interno e niente, mi ci trovo benissimo, la porto sempre con me. Altra cosa ingombrante che spunta è ovviamente il portafoglio, questo qui è di Furla, l'ho presa ad un outlet, non c'entra niente con la borsa, l'ho da tantissimi anni, credo almeno 5 tutti, e mi ci trovo veramente bene perché non si è mai rovinato. Ho speso un po' per questo portafoglio nonostante fosse scontato e devo dire che dura. È uno di quelli semplicissimi che si apre così al libro. All'interno ci sono le classiche cose, pochi soldi e tantissime carte, scontrini e robe varie. E niente, è bello grande, però mi ci trovo molto molto bene. Per le tessere ne sto accumulando tantissime e quindi mi sa che devo comprare un portatessere. Però non ne trovo di carini, non so, consigliatemi voi un posto in cui andare a trovare un portatessere perché il portafoglio secondo me non ce la fa più. Ovviamente in borsa tengo le chiavi, sono più portachiavi che chiavi perché ho quelle di casa semplicemente. Questo qui dell'allarme, ho un portachiavi vecchissimo, questo qui con la coccinella. Me lo regalò mia mamma, è praticamente tutto ossidato, mi sa che è da tirar via. Ho un altro portachiavi rotto, però mi piace tantissimo, è questo qui con la pallina da biliardo con scritto 8. E l'ultimo arrivato, il mio bellissimo pinguino. Sapete se mi seguite su Instagram e da tanto tempo che a me piacciono questi pupazzi con gli occhioni. Questo qui l'ho preso di ritorno da Alghero all'aeroporto, era bellino, non lo potevo lasciare lì. E ovviamente poi ho le chiavi della macchina. Quindi chiavi che ingombrano tantissimo, più per i portachiavi che per le chiavi, però vabbè. Siccome ho l'iPhone, e ovviamente c'è anche lui all'interno della mia borsa, ora l'ho fuori perché ovviamente sono a casa, però c'è anche lui. Il mio è un iPhone 6, semplicissimo. La cover è sempre lei, non l'ho ancora cambiata. Non mi ricordo assolutamente di che marca è,
forse c'è scritto qui, no, non la trovo, comunque ve l'ho visto mi pare in un video, e l'ho presa da Euronics se non ricordo male. E niente, l'iPhone semplicissimo, il mio è grigio, niente di che, è proprio un colore sobrio. E poi all'interno della borsa ovviamente non può mancare il caricabatterie portatile. Questo non è che faccia granché carica, secondo me. È del marchio Cellular Line, anche questo ce l'ho da tanto tempo. Ho il filo dell'iPhone, questo qui era un filo vecchio di un iPad che tengo sempre qua perché è mezzo rotto, ma comunque si regge ancora. Quindi per portarmi dietro il caricabatterie portatile sempre ho il filo a portata di mano. Sempre parlando di roba che fila, allora ho sicuramente il mio iPodino, questo qui è l'iPod Shuffle che mi ha riparato tra l'altro Ale con tanta sofferenza perché il vetro era rotto, insomma un casino. Anche qui le cuffiette immancabili, e questo qui lo uso magari quando devo fare dei viaggi lunghi a piedi oppure quando devo andare in treno, sono in viaggio insomma, oppure lo attacco anche alla macchina a dirvi la verità. E questo mi salva la vita, ci sono poche canzoni perché è piccolino, comunque io tutte le mie canzoni che ho da una vita le ho in un altro iPod che è un po' più grosso, in queste metto quelle ultime, quelle che mi stanno piacendo, me le scarico e le metto qua dentro, quindi è nuovo di pacca diciamo questo iPodino. Non possono mancare nella mia borsa gli occhiali. Allora, gli occhiali da vista io porto le lenti a contatto ma non me le porto di ricambio, mi porto direttamente gli occhiali, anche perché mi si leva una lente, io devo guidare, non ho gli occhiali, è un casino perché io non ci vedo. Gli occhiali sono questi qui e sono anche un po' sporchi come sempre, e però si sporcano subito gli occhiali, ditemi voi che portate gli occhiali se non state ore e ore a pulirli. Allora, questi qui sono di Givenchy, li presi circa un anno fa credo, uno o due anni fa, adesso me li metto anche sulle lenti e non ci vedo nulla, però sono questi e con questi mi trovo benissimo, sono neri con le stanghette un pochino dorate e mi piacciono perché sono grandi e credo che non mi stiano per niente male, autostima. Ho poi ovviamente gli occhiali da sole, in borsa ho solo la custodia perché li porto sempre poi o in testa oppure qui, e sono questi che vi ho mostrato nell'ultimo video haul, presi di recente, mi piacciono veramente veramente un sacco e mi trovo bene, sono della Polaroid e hanno le lenti polarizzate, mi ci trovo benissimo. Ultima cosa che c'è nella mia borsa è questa pochettina qui, per il resto la borsa è vuota finalmente. Vi mostro che cosa c'è più o meno in questa pochettina. Allora, sicuramente non può mancare la mucchina mani, che è vecchissima ormai perché è lì da un sacco di tempo, anche finita mi pare, quindi finiranno i prodotti finiti. Questa qui è utilissima perché se siamo fuori non c'è un bagno, non c'è l'acqua, vi date una bella passata di questa e le mani sono pulite. Tra l'altro le mani sono il più grande portatore di batteri, acchiappano batteri in una maniera assurda, quindi è bene munirsi di ammucchina per evitare le malattie. Poi ho finito le salviettine Cilli, quelle intime, le devo ricomprare, le ho finite proprio ieri, e come sostituto però ovviamente per le mani, non per le parti intime, vado a usare queste qui di Kiko che sono vecchissime, sono per il sole, le avevo lì per, sono rinfrescanti per le mani, vanno bene, però devo ricomprare le Cilli perché mi trovo benissimo con quelle. Poi ovviamente non vi sto a far vedere cosa c'è qui perché c'è un assorbente, un Tampax e la mia pillola. Poi ho tre cerotti perché non si sa mai, in caso mi taglio io, Ale, chi mi sta intorno, i cerotti fanno sempre comodo. Ho poi il burro cacao immancabile perché io non sono una di quelle che si portano dietro il trucco. Mi posso portare dietro giusto il rossetto se vado a cena fuori, se esco la sera. Se no io il trucco non me lo porto proprio, non mi interessa, non sono una di quelle che si sta a ritoccare. Non mi ritocco, semplicemente, però il burro cacao diciamo che fa comodo, soprattutto perché io ho le labbra secchissime sia d'inverno che d'estate, quindi assolutamente burro cacao. Questo qui è di Brochet, ultimo arrivato, non mi sto trovando male ma neanche poi così benissimo. E ultima cosa all'interno della pochettina che poi è vuota, questa qui l'ha presa da Kiko, era di una vecchia edizione, credo quella di San Valentino infatti,
ha tutti i cuori all'interno. Questo portachiavi ce l'ho attaccato io e devo dire che ingombra un po', quindi mi sa ce lo tolgo. Troppi portachiavi. E ultimo appunto ci sono le mie cingomme, come si dice qua, le mie gomme da masticare. Sì, benissimo. Sono le Vividenx Elite per denti sani. Queste qui sono buonissime perché hanno questa menta piperita molto dolce e sono gradevoli. Non sono per esempio come le Vigorsol, che secondo me lasciano un po' un pastone qua in bocca. Queste sono fresche dall'inizio alla fine e mi ci trovo sempre bene. Compro sempre i pacchettoni, quelli da 5, e ce lo smezziamo un po' io un po' Ale con queste qui dentro. Ci troviamo benissimo tutti e due. La borsa è vuota, vi faccio vedere un attimo come all'interno, c'è la zip e come vi avevo detto ci sono due scomparti appunto separati da questa tasca con la sua cerniera, e dietro c'è un'altra cernierina. È semplicissima, pagata pochissimo, credo 25 euro, va benissimo al mercato e ciao. All'interno della mia borsa non avete visto fazzoletti, perché io sono quella dei non fazzoletti. Non mi chiedete un fazzoletto perché io non lo ho, e non avete visto lo specchietto perché l'ho perso, perché sennò all'interno della borsa teniamo sempre anche un piccolo specchietto per guardarmi un po' e non ritoccarmi niente, perché non porto il trucco dietro. Mi sa forse devo rivalutare questa cosa. Comunque fatemi sapere se il video vi è piaciuto, datemi qualche dritta magari sull'organizzazione della borsa, perché io tiro tutto a caso dentro e non sto tanto a organizzare. Se avete qualche prodotto indispensabile da portare in borsetta fatemelo sapere. Ovviamente se avete fatto un video What's in my bag lasciatemelo qui sotto con il link, perché io voglio andare assolutamente a vedere, perché mi ispirano questi video, mi tengono compagnia, non hanno niente di utile, lo so, però sono carini, insomma. Con questo è tutto, noi ci vediamo prestissimo con un prossimo video. Un bacione, ciao!